perché ho scelto delle canzoni stupende. È Poi, vero, è vero. e adesso Allora lo vogliamo stiamo facendo. presentare? Nel frattempo lo stanno microfonando. Ah. Adesso prendo il microfono e lo facciamo salire. Allora, se la regia sono pronti con i microfoni, noi li facciamo salire. Signori, è con noi il grande maestro Ciro De Rosa con Maria Farina. Carina. Vieni, maestro! Ciao maestro, buonasera. Ciao Maria. Ciao maestro. Allora, eccolo qua. Eccoci qua, eccoci qua. Io Buonasera. vorrei introdurre questa mia ospitata, Sì, grazie ma di a che? Mario Landi e a Mary Fabricino. È la prima volta che mi trovo a RTE e vorrei fare i complimenti al signor Vittorio e alla signora Anna, a Lian, per questa bellissima emittente. È la Emittente. prima volta. Sì, Veramente, è complimenti. nuova. Più volte sono stato ospite a Ciao TV, Anche è noi. altrettanto una bellissima emittente e sono contento di essere qui questa sera. Che Ci fa piacere. ti fa molto piacere, maestro, dite, questa Maria? cosa, questa cosa è Saluto bellissima. anche allo staff televisivo, complimenti a tutto lo staff. Ti associ? Noi, È molto restio nel parlare, Maria. no, 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 Maria mi accompagna in tutte Le le trasmissioni, situazioni, lo so, le i trasmissioni che facciamo. telespettatori, un bacio grande a tutti quanti a Centro Studio Musica. Ne approfitti anche da parte nostra, Anche da mandiamo un parte bacione a nostra. tutto lo Centro Studio. Ciao ragazzi! Sì, infatti prossimamente voglio dire Sì, che maestro. saranno integrate le ultime trasmissioni che hai fatto con Sì. me su Telecentro Studio Musica, che è un canale YouTube Sì. nostro Sì. personale, e possono i nostri telespettatori visitare anche la pagina Centro Studio Musica Mozarteum, che è la nostra pagina Facebook dove integriamo tutti i nostri artisti e coloro che fanno parte di Centro Studio Musica, tra cui parecchi cantanti che vengono proprio a Ciao Sì, TV, infatti. RTE. Infatti. Quindi Mario, prossimamente avremo il piacere di ascoltare anche La voce del silenzio, Il tuo mondo, Sì, queste queste bellissime bellissime canzoni. canzoni che abbiamo scelto, hai scelto con me, veramente, no, perché è stata troppo bella questa cosa, allora dobbiamo dire, quando sono stato allo studio del maestro, mi ha detto Mario, no, tu devi cantare queste canzoni qua, pum, e basta. Sì, perché io sono convinto che tu puoi dare tanto, tantissimo alla canzone italiana, alla canzone partenopea. Tu sei riuscito con la tua voce ad ammaliare addirittura il nostro pubblico che vive in Ucraina, in Polonia, perché noi riusciamo ad entrare anche in quei Sì, contesti. sì, sì, sì. Quindi prossimamente ti annuncio, lo dico in diretta, che lui, con Mary Fabricino, Maria Farina e tanti altri, saranno in una tournée proprio nei pressi, la cittadina non la ricordo, però nella capitale proprio ucraina, Kiev, Bella. che faremo delle cose lì Bellissimo. con delle persone, vabbè, non lo diciamo. So, sono, sono, sono esterrefatto da questa cosa. Sono esterrefatto perché ecco, le canzoni forse sono state fatte in un modo molto bello, musicate in qualcosa di bello, infatti la musica è qualcosa di bello. E poi il maestro ha saputo scegliere, ha saputo tirare dentro di me quelle che io... Quello che è uscito fuori. Siamo agli inizi, ma prossimamente avremo modo di ascoltare e di vedere. E oltretutto ti dirò, tu sai che Maria si occupa anche per quanto concerne la situazione grafica di Mario Landi, che ti prepara per quanto riguarda le copertine del disco, Sì, tutte quelle infatti, belle cose che infatti fai. la copertina del disco, ecco, lo facciamo vedere, è stata lei. Oh, Facciamo che vedere il bella! CD. Gira. Come si chiama questo disco? Camminando tra le note. Camminando tra le Bella. note, Ecco, produzione Centro produzione Studio Centro Musica. Musica, bellissimo. Veramente qualcosa di bello. Complimenti, complimenti, complimenti. Allora, le canzoni sono Il tuo mondo, La voce del silenzio, Chitarra suona più piano, È un Preghiera disco per da lei. È ascoltare, un sì, disco da sicuramente. ascoltare, veramente è un disco da ascoltare Allora, sicuramente. quindi prossimamente prometti Sì, che maestro. in una delle mie trasmissioni canterai l'intero disco. Sicuramente, Va bene? maestro. Va Quindi benissimo. parleremo proprio di questo. Poi Sicuramente. prossimamente sempre su Telecentro Studio Musica e Facebook, Centro Studio Musica Mozarteum, l'intervista di Mary Fabricino, anche sui tuoi canali, Grazie. perché Sì. questa sera ti abbiamo dato il disco proprio per Sì, io ti integrarlo. ringrazio. Perfetto, Noi ne perfetto. siamo fieri. Vorrei cogliere l'occasione per fare un forte augurio, un forte in bocca al lupo al fidanzato di mia nipote, Sì. che ieri ha fatto l'inaugurazione del suo studio fotografico. Ciao,
Francesco Sollo. Auguroni anche auguri, da parte nostra, che tu possa auguri. Che tu possa guadagnare tanti di quei soldini, ma magari dai qualcosa anche a noi, a me. No, bene, detto questo, dimmi. Vorrei semplicemente dire un'ultima cosa per non annoiare i nostri telespettatori e lasciarli con la bellissima voce di Mario Landi. Allora, noi siamo operosi verso il nostro popolo, noi portiamo avanti una campagna per far sì che si compri, si viaggi, si consumi e si studi italiano. Italiano, bravo. Siamo per l'Italia, per l'italianità e per la difesa del territorio. Sì. Stiamo facendo una grossa lotta, siamo degli attivisti per il bene del popolo e dell'arte. Soprattutto attraverso l'arte vogliamo comunicare ciò che abbiamo di bello qui a Napoli e in Italia. Quindi seguite Mario Landi, Mary Fabrici, seguite Centro Studio Musica, Ciao TV, persone che vogliono portare avanti la cultura del nostro popolo attraverso le canzoni, attraverso dei messaggi importanti per far sì che noi non veniamo sommersi da una sottocultura che vuole distruggere le nostre radici. Va bene? Questo mai. Viva questo, l'Italia! Sempre viva l'Italia! Riprendiamoci l'Italia! Bravo maestro, complimenti delle parole stupende, non ci sono parole da dire, non bisogna aggiungere più niente. Non bisogna aggiungere più niente. Maestro, io non lo so se vuole stare ancora con noi o allora, ci sta ancora qualche progettino in vista. Allora, i progetti che abbiamo, noi prossimamente saremo, spero che anche le emittenti di Ciao TV e RTE vogliono collaborare con noi a Reti Unificate, perché prossimamente faremo un progetto internazionale che verrà proposto da me e da alcuni imprenditori campani per la realizzazione di una grossa rete comunicativa tra televisioni, affinché questa cooperazione possa effettivamente arrivare in tutte le case, in tutti i luoghi e possa dare il meglio di sé per quanto concerne la tradizione, l'arte, la cultura e la musica. Va benissimo, bene? Maestro. Prossimamente i nostri delegati, me in persona, faremo questo giro attraverso i nostri cari amici anche di Ciao TV, RTE e le altre emittenti, non voglio dire altro. Benissimo. Va bene? Benissimo, è un bel progetto che stiamo realizzando io e un caro amico che conosce anche la signora Anna. Speriamo, Don Vittorio. Speriamo che vada bene, sempre più in alto. Va bene, detto questo, io lascio il nostro pubblico alle belle canzoni di Mario Landi. Maestro, prossimamente sarai mio ospite sul Vesuvio. Va bene? Va benissimo, maestro. Io, se vi permettete, io voglio dedicare una canzone. Bene. La voce del silenzio. Benissimo. Allora io non vado via. Me la dedico, sto lì dietro le quinte. A voi, a tutto lo Centro Studio Musica, a Maria e a tutte le persone che stanno ascoltando. Allora io sto lì dietro le quinte. Va benissimo. Ascolto e poi ti saluto. Va benissimo, maestro. Per il momento ti stringo la mano, a giovedì. Grazie, ci vediamo. Noi ci vediamo giovedì, maestro. Stringo la mano a Mary Fabricino e saluto il pubblico di RTE. Ciao a tutti, ciao. Alla buonasera, prossima. Ciao. Noi ci vediamo giovedì allo studio. Ciao Maria. Ciao. Allora, lasciamo il nostro maestro. Dopo questo bellissimo intervento. Mamma mia, troppo bella. E poi ci ha detto qualcosa ancora di più bello. Certo. Andiamo in. Mary, ma tu la valigia ce l'hai? Perché me la vuoi comprare tu? No, vabbè. Enzo, incomincia a comprare le valigie, che adesso si parte.